Colpo di scena, signore e signori, questa ragazza che tiene la stecca in mano, si è laureata! Fantastico, bravi! Gemellaggio, c'è, ecco, bravo! E ragazzi, riceve l'applauso da tutta Italia perché questi vengono dal sud! Anche lui, perfetto, fantastico. Mentre voi venite, da dove vieni te? Treviglio. Da Treviglio, come ti chiami? Jessica. La Jessica! Ovviamente si sarà laureata in? Economia e direzione d'impresa. Economia, io pensavo sessuologia. Sì, dimmi. Che faccio, ruoto? Vieni qua, così, ecco, ancora, sempre più vicino agli amici, eccoci qua, eccola qua, ok, allora, sei laureata con voto, immagino, un voto... No, vabbè, non esageriamo, troppo da secchiona, 110. Troppo da secchiona, quindi avete preso? 87! Non sono i tuoi amici, vero, questi? Non sono di parte? No, assolutamente. Assolutamente, questo che è fidanzato? Questo è fidanzato, perfetto, anche tu sei stata bravissima. Io ho contribuito. In che modo? Ah, è vero, ecco, giustamente lui ha contribuito con l'astinenza, bravissimo. Per tenerla concentrata ti sei astenuto per 2-3 anni? Giusto? Giorni. Giorni? No, fammi la faccia di quando eri in crisi d'astinenza. No, quello è stitico, quando era... No, lei era in crisi da 2 o 3 giorni perché non andavi in bagno, così mi sa... No! Più o meno, dai. Più o meno era così la vostra vita, nei momenti sotto esame. E tu come eri sotto esame prima, quando eri in crisi d'astinenza? Fammi la faccia. Hai fatto il primo piano? Fallo di nuovo. Perfetto, allora avvicinatevi adesso. Ecco, abbassati un po', ecco, che fai? Ecco, no, più bassa, perfetto. Guardate in camera e fatemi entrambi la faccia da crisi d'astinenza. No, tu eri in bagno prima però. Rifalla, non me la fa più. Allora, fammi la faccia quando soffrivi che non potevi accoppiarti. Così. Aspetta, dai, al 3, 1, 2, 3. Bravi. Però alzati in piedi adesso, un attimo, alzati in piedi, stai qua vicino a lui. Adesso che sei laureata finalmente, potete accoppiarvi, vai, un bel bacio. Sì, fantastico. Eccoli qua, finalmente sei laureata. Brava. Adesso facciamo una simulazione, Perfetto, un applauso ragazzi, un grande applauso. Soprattutto a lui è merito suo che si è laureata. Bravo.